Ciao a tutti, sono Sebastian e bentornati in Drone Department Pescara. Nel video scorso che ho pubblicato, quello delle F11 al mare, avete commentato tanti auguri, infatti era il mio compleanno, il 7 novembre è il mio compleanno. Beh, e quindi non ho preso un Mavic Mini, ma bensì un Mini 2, la Flymore Combo del Mini 2, ma voi lo vedete al contrario, mi dispiace. Anzi, forse non lo vedete al contrario, forse l'avrò aggiustato in post editing a questo punto. Non lo so. Comunque la scatola semplice, qua una foto del drone e una foto del radiocomando. E di qua tutto ciò che ci sta. Quindi borsa, le tre batterie, caricabatterie, liquido di riserva, radiocomando e drone. Ma io questo l'ho già aperto, l'ho già provato, l'ho già aggiornato e tutto, quindi sarà un finto unboxing, però intanto ve lo faccio vedere. Questo sarà il primo drone DJI con OcuSync 2.0 nel canale. Abbiamo qua che tiriamo fuori dalla scatola a borsellina. La scatola a questo punto non ci serve più. Dentro la borsellina qua c'è un'istruzione tutto, ma ho tolto tutto. Abbiamo qua davanti una tasca, qui. Poi qui di lato abbiamo una maniglia per portarselo così. E poi qua una tracolla. Aprendo la tasca principale, qua così. Aspettate un attimo, un po' complicato, ecco, così abbiamo tante cose. Iniziamo dal caricabatterie e le tre batterie. Queste caricabatterie. Qui di lato abbiamo un'entrata USB-C e una uscita USB di tipo A. Perché infatti questo caricabatterie si può usare anche come power bank. E poi qua c'è il tasto che se premuto una sola volta ci mostra la carica di tutte le batterie. In questo caso sono tutte piene al 100%. Aspettiamo che si spengono. Le batterie sono delle lipo, durano 30 minuti, dice la DJI, ma secondo me ci si fa 26 minuti o qualcosa di simile, questo tipo di batteria qua. E ce n'ho 3, quindi sono tantissimi minuti di volo. Poi, radiocomando. Radiocomando da DJI, quello nuovo, con gli stick qua sotto, che adesso andiamo a montare. Adesso un volo non lo farò oggi, forse lo vedrete in un prossimo video, un volo, perché mo è tardi la sera, non c'è luce, poi ha piovuto ed è tutto bagnato, quindi non credo che oggi volo. Quindi montando gli stick. Ecco qua. Il radiocomando si presenta così. In basso abbiamo una micro USB, sì, scusate, una USB-C per ricarica. Qua abbiamo ovviamente gli stick di controllo. Questo è il tasto per accendere il radiocomando e spegnerlo. Questo è il tasto pausa e ritorno a casa. Se è premuto una sola volta, pausa. Se è tenuto premuto, attiva e ritorno a casa. Qua abbiamo modalità normale, modalità cine e modalità sport. Indicatori della batteria. Qua sopra abbiamo il tasto per cambiare modalità, cioè fo modalità foto oppure modalità video. Qua abbiamo un tasto customizzabile. Io ve lo spiego la prossima video che cosa l'ho fatto. Vabbè, non c'è bisogno di spiegarlo, questo potete assegnargli qualsiasi funzione, tutte le funzioni che volete. Qua abbiamo la rotellina del gimbal. Qua abbiamo il tasto per fare foto, scattare video, dipende da che modalità ci troviamo premendo questo tasto. Poi qua alla parte superiore tiriamo fuori il portatelefono. Il telefono si mette qua. E questo diventa abbastanza grande. Si può entrare un telefono abbastanza grande qua dentro. E poi qua dietro si tira fuori il cavetto USB-C, Lightning oppure micro USB, dipende da che telefono avete, per collegare il telefono. Qua sopra sono posizionate le antenne che erogano il potente segnale OcuSync 2.0. Ok. Adesso per richiudere il tutto si rimette il cavetto qua, si reinserisce dentro il suo compartimento, così, e si richiude l'antenna. Poi
Poi si svitano gli stick. Così. E si mettono qua dentro. Qua sotto. Così. Quindi la stessa cosa di qua. E due. Qua così. Perfetto. E mettiamo il radiocomando qua. E prendiamo ciò che tutti voi stavate aspettando. Eccolo qua. Questo è il Mini 2. Il DJI Mavic Mini 2. Allora, notiamo subito che nella combo ci danno questo, questo fermo in silicone che serve per mantenere ferme le eliche. Infatti, se lo togliamo, così, come potete vedere, le eliche sono molto, come dire, molto, cioè se ne vanno un po' in giro per i fatti loro. Poi davanti qua abbiamo il proteggi gimbal col gimbal tre assi che monta una telecamera 4K. Adesso apriamo il nostro Mini 2 e ve lo faccio vedere da aperto. Eccolo qua. E togliamo la protezione del gimbal, vediamo un po' la telecamera. Eccola qui. 4K, tre assi. Come potete vedere, tre assi. Così. Perfetto. Mini 2. Motori brushless, ovviamente, come tutti i prodotti DJI, a parte il Tello. DJI Ride Tello. Le antenne di trasmissione e ricezione del segnale sono posizionate qui nei braccetti anteriori, sotto i motori. Queste, al contrario del DJI Mavic Mini 1, sono ventole di griglie di raffreddamento vere. Qua abbiamo un LED customabile, un LED di cui potete decidere voi il colore. E poi qua sulla parte dietro abbiamo lo slot per la micro SD, la porta di ricarica. In caso prendetela non con, potete caricare le batterie direttamente da qua. Aprendo questo sportellino, il vano batterie che al momento è vuoto perché tutte le batterie stanno nel mio portabatterie. E poi qua sotto abbiamo questo LED che funge anche da tasto. Infatti, tenendolo premuto, entra in Quick Transfer Mode, una modalità nella quale voi potete trasferire velocemente tutti quanti i dati sulla micro SD al telefono via Wi-Fi. Poi nella parte inferiore troviamo due sensori infrarossi e un sensore per l'optical flow, un sensore ottico, e delle griglie di raffreddamento, il tasto di accensione. Qua sul lato destro del drone, ultralight 249 grammi. E poi la parte inferiore abbastanza a base, liscia, col logo DJI qua sopra. Qua sopra. Perfetto. E, al contrario del Mini 1, i braccetti sono stabili, non si flettono. Al Mini 1, se vi ricordate, se l'avete visto, se sapete cos'è. Qua c'è la gomma a piuma per renderlo più leggero e i braccetti si flettevano. Ok, per richiuderlo, prima i braccetti dietro che non vanno richiusi assolutamente così, cioè non vanno chiusi di lato, ma vanno spinti verso il basso, così. Quindi uno, due, e poi i braccetti davanti si richiudono normalmente, quindi tac e tac. Per comparare le dimensioni, non so se vi ricordate questo, è giusto un pochettino più, solo un po' più grande del drone di Wish. Rimettiamo il proteggi gimbal, ricordatevi, tenete il gimbal sempre dritto quando lo mettete, se no non protegge nulla, anzi ve lo danneggia. Quindi, ahia, è un po' difficile farlo con una sola mano, ecco. Lo mettiamo dritto per bene, così. Lo infiliamo prima la parte superiore e poi la parte inferiore che dovrebbe fare click. Ecco fatto. Poi, quanto riguarda la protezione in silicone con il logo DJI qua sotto, basta appoggiarla qua sopra, mettendo le eliche sotto, là dentro, così. Poi si va sul lato superiore, si controlla che le eliche siano in una posizione naturale, che non siano forzate da nessuna parte, e poi da questo lato si preme. Ecco fatto. L'app per far volare questa bestiolina è la DJI Fly. E purtroppo il telefono con cui lo sto registrando adesso, che è il telefono mio,
non lo supporta. State attenti prima di comprare questo drone, vedete quale telefono, se avete un telefono, cioè, cercate di scaricare l'app DJI Fly dal sito ufficiale DJI prima di comprare questo drone, perché sennò può essere che spendete 550 euro sul drone e poi non riuscite a scaricare l'app e quindi non riuscite a farlo volare. Ok, possiamo rimetterlo dentro la confezione, dentro la borsellina. Ah, e poi qua sopra, mi sono dimenticato di dirvelo, c'è un'altra tasca con tutti i ricambi, eliche, stick, cacciaviti, eccetera, eccetera. Benissimo. Mi sa che per oggi può essere tutto e il video prossimo possiamo fare un test di volo di questo bellissimo Mini 2. Farò vedere un po' di 4K, di filmati e non lo so, ma vediamo dove vado e speriamo che sia un bel tempo domani, se no niente. Vediamo se esce domani, se esce dopodomani o quando esce. Comunque verrà a breve un flight test di questo bellissimo DJI Mini 2. Ciao!